Ora andiamo a depositare le mie cosine. Qua abbiamo sempre un bel cane che fa la guardia. Ciao Ciccio. Giriamo. Faccio vedere come mettere i bulbi all'interno di questo sughero. No, sughero no. Sono quei tubi che si usano in piscina per sorreggere la testa, i piedi o il bazzino. Materiale estremamente galleggiante. Fatto un bel quadrato. Questi qua sono i bulbi che usiamo. Ne fate uno per l'aglio, poi potete mettere anche patate, carote, tutto quello che vi pare a voi. E ne facciamo uno per questa cipollina scamorzo. Allarghiamo un po' di più. Come ho detto, cipolla, carote, aglio, tutti i tuberi vanno bene. Qui, così, così, adesso ne facciamo un altro. Li abbiamo preparati, mettiamo qua un po' di pulizia. E questa cosa qua potete farlo sia anche per l'acquario di casa, ma anche se avete una bacinella con dentro un pesce rosso. La pianta diventerà estremamente rigogliosa e l'acqua si depura in automatico in maniera naturale. Ecco, una cosa che vi consiglio è di non alimentarsi con questa roba qua. Nitriti, nitrati rilasciati dal pesce non è proprio il massimo, però vedete che come vengono su. Adesso li andiamo a piazzare nel mio mini pond in giardino. Li depositate così, potete farne anche uno, due, tre. Vedete come galleggiano, anche abbastanza ornamentale. Diventa carino. Ora li lasciamo 4-15 giorni e rifarò un bel video e vediamo come vengono su. Adesso qua devo mettere un altro che l'ho perso, mi è cascato giù. Bene, Guarda. ragazzi, sono passati 15 giorni, siamo ancora in quarantena e andiamo a vedere come si sono sviluppati le nostre piantuzze. Bellissimo. Guardate, ma qua che roba. Aglio, scamorzo, cipolla, come la volete chiamare voi, di nuovo aglio, ma potete metterci dentro tutto quello che riguarda i tuberi, carote, patate. Questo ho fatto un'altra piantina, si è sviluppata però non un granché. Questo poi è andato su veramente tanto. Cosa succede? I pesci mangiano, ovviamente fanno i loro bisogni. Le radici assorbono tutte le impurità, nitriti, nitrati, e si sviluppano ed depurano l'acqua. Praticamente un filtro naturale. Adesso i miei bei pesci rossi non si vedono perché sono sotto, ma sono già in frega, perciò tra un po' avremo anche i pesciolini rossi, piccolini. Carina questa cosa qua. Potete mettere anche nell'acquario di casa. Una boccia d'acqua col pesce rosso, ma anche abbastanza ornamentale.